Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi video dei prodotti smaltiti negli ultimi 2 mesi, quindi marzo e aprile. Ho saltato il video di marzo perché avevo poche cose, come il penultimo video, se non sbaglio, e ovviamente in questo momento c'è il delirio. Iniziamo. Prima di iniziare, giù nell'info box trovate la lista completa dei prodotti che vi sto per mostrare, dei prodotti che ho recensito. Ci sarà il link col minutaggio esatto che vi rimanda al video, sia giù nell'info box accanto al nome che in sovraimpressione durante il momento in cui vi mostro il prodotto. Allora, partiamo. Prima di tutto ho finito questa crema doccia della Yves Rocher ai frutti rossi. Mi è piaciuta tantissimo, ho adorato il profumo, ve ne ho già parlato nel video, quindi senza che mi dilungo. Poi ho finito un ennesimo leva smalto ultra rapido della Dolce Sguardi, è un Made in Italy, questa è la nuova formula senza acetone. Mi è piaciuto tantissimo, è un prodotto che veramente toglie lo smalto in modo rapido, senza lasciare aloni strani. L'unghia dopo risulta leggermente secca, ma a me basta mettere un po' di o una buona crema idratante sull'unghia e tenerla con i guantini, giusto una mezz'oretta, o mi basta mettere delle gocce di olio extravergine d'oliva, sempre con i guantini, e ci sto anche le ore, mi piace tanto avere i guantini, comunque mi è piaciuto tanto. Questa era la versione con il liquido rosa, perché c'è poi l'altra che sto usando in questo momento, che il liquido è blu, mi affaccio perché ce l'ho qua sotto. Poi ho finito, veramente è rimasto questo, ma non lo riesco più a tirar via, è rimasto giusto questo fondino. Questo è uno shampoo per capelli, ovviamente, della Pantene Pro V, zero siliconi per capelli fini. La linea si chiama Aqua Light. Era consigliato a un prezzo di 3,49 euro. Anche questo mi è piaciuto tantissimo, mi è durato un'infinità di tempo, praticamente forse un 6 mesi, ed era da 250 ml. L'unica cosa che mi ha dato leggermente fastidio è che in un periodo non ho potuto fare lo shampoo perché avevo l'influenza e quindi avevo i capelli, quando poi ho rifatto lo shampoo, veramente lerci, e questo shampoo non mi ha pulito, non mi ha deterso in modo eccellente la cute, avevo segni di forfora sopra, quindi è ottimo come shampoo di lavaggi molto, cioè come si dice, frequenti, però per capelli veramente sporchi non è efficace. Anche se vi avevano già parlato, però ho dato le ultime impressioni. Poi ho finito questa maschera extra lisciante della G-Cube, della linea, come si chiama? Linea Endless Lisse, quindi la linea lisciante della G-Cube, che mi fu regalata, l'ho adorata, non vedo l'ora che arrivi in offerta perché me la devo andare a ricomprare. E della stessa linea ho finito anche lo shampoo. Come dissi nel video recensione, con questi due prodotti più la spazzola quadrata, sempre scusate, c'è un ruttino, oddio. Comunque, di questi due prodotti con come si chiama, la spazzola quadrata, sempre della G-Cube, l'anno scorso praticamente io non ho fatto piastre durante tutto l'inverno perché avevo i capelli molto lisci e setosi, mi piacevano tantissimo. Non avevo bisogno di sistemarli poi con la piastra. Poi ho finito, allora, alcune salviette struccanti. Queste sono della Valentina Makeup. Salviette struccanti, ne erano 40 dentro. Salviette detergenti dermatologicamente testate per tutti i tipi di pelle. Voglio leggervi qualche altra cosa. C'è, vabbè, lo struccante, il tonico e l'idratante all'interno di queste salviette. Sono salviette, a parte che il packaging è quello con l'apertura, quella sicura che non fa, come si dice, quella ermetica che non fa seccare le salviette.
erano belle, piene di prodotto dalla prima salvietta all'ultima salvietta. Mi sono piaciute tantissimo, struccano il trucco occhi, struccano il viso, struccano le labbra truccate con prodotti ben resistenti, struccano tutto. Mi sono piaciute tantissimo. Poi ancora salviette, queste sono della Licia, sono la linea Nuovi Gesti, tessuto nuovo, tessuto extra comfort, salviette struccanti e purificanti con estratti sebo equilibranti per pelli miste, grasse e impure, viso e occhi senza risciacquo, delicate sugli occhi dermatologicamente e oftalmologicamente testate. Queste salviette mi hanno fatto letteralmente schifo. Erano secche, eppure la confezione, anche se di queste qua con l'adesivino è ben pregno di colla, ancora tuttora, sentite. Ma erano secche, per poter struccare un occhio avevo bisogno, cioè solo gli occhi, quindi praticamente soltanto un po' di mascara e la polvere per le sopracciglia avevo bisogno, cioè una sola praticamente non mi bastava. Per struccare il viso, poi vabbè, sorvoliamo, le ho finite nel giro di una settimana di struccaggio, non mi sono per niente piaciute, sciocco. Poi della Yves Rocher, come avevo detto nel video di recensioni, ho finito questo set da tre prodotti dell'Active Sensitive. C'era il latte detergente, la crema idratante e il siero per le rughe. Anche questo mi è piaciuto tantissimo e già, beh, già ne abbiamo parlato. Ancora Yves Rocher era la crema per le mani della linea Bellezza delle Mani, crema sublimatrice 2 in 1 mani e unghie senza parabeni, all'arnica o arnica bio. C'è ancora il profumo, molto idratante, mi è piaciuto tantissimo, specialmente per le cuticole. Quando ho usato questa crema avevo le cuticole molto idratate, per niente secche, non avevo bisogno praticamente quasi mai di spingere. Io non le taglio mai, le spingo soltanto con un cotton fioc e quando ho usato questa crema non ne ho avuto bisogno e mi è durata. Non ho detto niente. Poi, contorno occhi roll-on, Q10 idrovitone 24 e burro di karité 15 ml, quella roll-on, quindi con la sferetta, che mi è piaciuto tantissimo, ma già ne abbiamo parlato. Poi, allora, questa crema da 50 ml, com'era? Aspettate, ecco qua. Era una crema della Ralph Lauren Goodbye Drive. Era una lozione per il corpo con degli shimmer che io ho usato soltanto durante l'estate e in inverno se avevo il décolleté scoperto, portavo il décolleté scoperto, quindi con una bella maglia con una scollatura. Invece in estate mi piaceva metterla sulle braccia e sulle gambe per avere quello scintillio con quella sputacchia, se si può chiamare, abbronzatura. E mi è piaciuta tantissimo, idratava, che era una bellezza. Questa me la regalò mia zia, mi è piaciuta veramente tanto. Poi ancora un bagno doccia della Yves Rocher, questo era alla vena, e anche questo l'ho adorato, profumo inebriante, profumi di questi doccia schiuma eccetera della Yves Rocher mi piacciono sempre tantissimo. Poi un mascara della Yves Rocher, mascara extra volume, questo per esempio non mi ha fatto impazzire. Alcune cose della Yves Rocher mi piacciono, tutto seccato, povera bestiolina, invece altre mi fanno impazzire. Vabbè, non sempre può piacere tutto della linea che uno possiede. Poi, della linea, cioè di una marca, ecco, scusate, ho difficoltà.
Allora, questo qua invece era dell'Astenum, mamma quanta polvere. È un lip care, una crema riparatrice per labbra da 15 ml con l'applicatore di quelli che si premono e escono dal buchino. Infine l'ho aperta per vedere quanta crema era rimasta. Guardate, qua l'ho spaccata a metà, qua era spaccata in quattro, perché era rimasta tanta di quella crema alle pareti che io praticamente l'ho messa in un contenitorino e mi è durata un altro mese abbondante. Quindi quando ci sono questi prodotti molto densi che sembrano che non ce ne sono più perché io ero arrivata a spingerlo fino alla fine, tagliate perché vi esce un sacco di prodotto. E infine ancora il brochet, la matitina contorno labbra, praticamente quando sono andata a temperare l'ultima volta, non so se si nota, la mina è saltata e non c'è niente più dentro. Questa mi è piaciuta molto. Anche se la matita per labbra che ho preferito di recente è stata quella dell'Astra perché aveva il mio stesso colore, cioè il colore era molto simile alle mie labbra e mi piaceva l'effetto, era veramente un nude nude. Questa forse era un pochino troppo rosata, quella che ho ora della Wycon o qualcosa del genere è troppo rosa, non mi piace, mi spara flash, però ora ce l'ho, la finisco. Ok, questi erano i prodotti che ho terminato in 2 mesi. Spero che il video vi sia stato utile in qualche modo, anche soltanto per sentire due paroline veloci sui prodotti che ho finito, quindi che ho portato a conclusione e ho testato per bene. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!